Salve a tutti signori e bentornati a un'altra delle mie perle di vita. Quest'oggi vi parlo dell'usato, un mercato che a me piace moltissimo perché mi permette di avere cose a minor prezzo alla faccia di tutti gli altri. Molti non si fidano dell'usato perché pensano che sia roba rovinata, roba soggetta a problemi, roba che la gente non vuole, eccetera eccetera, e preferisce comprarsi il nuovo. E in effetti, se avete i soldi, il nuovo è sempre il meglio, però alle volte vi potrebbe capitare di fare un bel affare a comprare dall'usato, e se permettete, di affari con l'usato ne ho fatti un bel po'. Vi posso citare la mia 5100 pagata 280 euro con obiettivo a dicembre 2015, quindi direi che in quel caso puntare sull'usato piuttosto che il nuovo a 500 euro è stata una cosa decisamente furba. Non in tutti i casi è una cosa furba, e anch'io li distingo per bene. Infatti oggi vi farò una scaletta di tutti i tipi di usato che potete trovare, compreso i siti dove potete trovarli. Io personalmente divido la sezione usato in tre parti, che poi comunque si ramificheranno in altre cose, però per adesso vi dico solo queste. Il primo è l'usato classico, il secondo è l'usato con condizioni da nuovo e il terzo è il rigenerato. L'usato classico si può dividere, diciamo, in usato tenuto bene e usato tenuto male, perché dovete sapere che c'è differenza tra la parola usato e usurato. Per semplificare le cose prendiamo un esempio generale. Parliamo di uno smartphone, che è una cosa che si cerca molto ma molto da usata. Ci rechiamo su Subito, su Kijiji, addirittura su eBay, anche se il discorso è un po' diverso, e troviamo il nostro oggetto. Che cosa dobbiamo guardare? Innanzitutto le condizioni del telefono, ed è proprio qui che sta la divisione dell'usato normale, quello tenuto bene e quello tenuto male. Se le foto, cioè ne devono essere almeno 2-3, non mostrano segnetti, non mostrano crepe, non mostrano qualsiasi altra cosa che ci faccia pensare che è stato tenuto molto male, allora possiamo valutarlo. Se invece vediamo che ci sono problemi, o comunque lo dovrebbe dire nella descrizione, allora magari ci pensiamo. In quel caso si potrebbe giocare con il prezzo, se non l'ha già abbassato lui, oppure probabilmente il prezzo sarà già basso di suo, perché ovviamente una cosa rovinata, un telefono con lo schermo rotto o graffiato, non vale come uno nuovo. E quindi dovete guardare bene che cosa comprate. Se una cosa è particolarmente rovinata, lasciate perdere, perché probabilmente da lì a non molto potrebbe piantarla proprio di funzionare. Se uno tratta male le cose, non è solo esteticamente che potrebbero andare male, ma ci potrebbe essere dell'altro che noi ovviamente non conosciamo. Chiaramente in questo caso vi consiglio di pagare con PayPal, perché se c'è un problema grave, magari anche dopo un tot, anche se lì bisognerebbe vedere e dimostrare, ma comunque se arriva già rotto di per sé, potete fare reclamo. Magari con l'ha raccontato una palla per venderlo, non era solo usurato, era proprio rotto, e voi comunque potete avere i soldi indietro, quindi l'usato è anche sicuro, volevo dimostrarvi. Il secondo tipo di usato era l'usato condizioni nuovo, oppure se volete chiamarlo usato tra parentesi nuovo, che c'è anche su eBay scritto così. Di cosa si tratta? Si tratta di quegli oggetti che la gente vende direttamente appena li arrivano a casa. Mettiamo idea, ho preso una bellissima 1080 MSI, mi arriva a casa e non la voglio, senza un motivo particolare. La voglio vendere così da imballata, magari ho già preso un'altra scheda video. E allora che cosa faccio? La vendo così da imballata. In quel caso, e solo in quel caso, si può chiamare usato, tra parentesi, nuovo. In ogni caso, quello non è nuovo. Appena voi lo toccate, appena lo prendete, la fattura è intestata a voi, eccetera, eccetera, quello non è più nuovo e diventa usato di prima mano. Poi, vabbè, se lo passate diventa di seconda, di terza, e via dicendo. Il prezzo sarà probabilmente molto simile al nuovo, ma lì potete giostrarvelo e risparmiare anche un tot, perché comunque non è più intestato a voi l'oggetto, magari se l'ha preso su Amazon tocca usare il suo account, non sapete se funzionerà visto che non l'ha neanche aperto, eccetera. Se l'oggetto è stato preso, tolto dall'imballaggio e addirittura provato, comunque quello io lo metterei nella categoria dell'usato. Usato pochissimo, usato molto poco, come volete ci sono i vari livelli, ma comunque va nell'usato, assolutamente non nell'usato con condizioni di nuovo. Il terzo tipo di oggetto che potete trovare nei siti di usato, quindi quelli che vi ho detto prima, è il rigenerato. Il rigenerato sono quei telefoni che anche trovate su AliExpress, ce ne sono una miriade. Di cosa si tratta? Si tratta di telefoni o comunque altri oggetti che sono stati rotti, magari si è rotto lo schermo, la scheda madre, non lo so, qualcuno li ha riparati con, si suppone, i pezzi originali e l'ha rivenduto ad un prezzo un po' più alto, non del nuovo, però è un prezzo che oscilla tra l'usato e il prezzo del nuovo, diciamo a metà.
È meglio dell'usato perché in teoria deve essere tutto in condizioni perfette o comunque ci possono essere dei segni di usura, ma alcune parti molto probabilmente sono nuove. Se è stato tenuto bene, risulta praticamente come un telefono nuovo, quindi si può valutare tranquillamente l'acquisto, ma come vi dicevo, costano di più. Bisogna anche vedere che il rigenerato sia stato fatto con pezzi originali, se no finite come me con il Note 5, c'era scritto che era rigenerato con pezzi originali, è arrivato con dei pezzi falsi, questo si nota. E va ad intaccare le prestazioni del telefono e io ho ricevuto un rimborso totale a riguardo. Ovviamente non è sempre così, vi ricordo sempre di utilizzare PayPal o comunque se conoscete altri metodi sicuri di scambio di denaro perché altrimenti potreste rimanere fregati in pieno. Spiegati i tre tipi di usato, vi vado a dire perché secondo me è meglio comprarlo e comunque valutarlo prima del nuovo. Perché se è tenuto bene, accetta PayPal e molto probabilmente lo spedisce perché non sempre trovate da andare a prenderlo a mano. Di solito potete farci un bel affare. Ovviamente non tutti sono trattabili, c'è pieno di gente che lo mette a prezzi folli, addirittura più del nuovo, io non ho mai capito la logica di sta gente, ma al contempo c'è anche gente normale che ve lo vende a prezzi normali. Io le mie robe le ho sempre vendute a prezzi normali, quelle che ho ricevuto. Certo sono usate molto poco, visto che le ho fatto solo la recensione, quindi chi se le è prese ovviamente ci ha fatto un piccolo affare. Ma io comunque mi ritengo particolarmente soddisfatto del prezzo a cui riesco a vendere la roba. Se non vi fidate dell'usato, imparate a farlo perché vi assicuro che risparmierete un sacco di soldi. Per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.